Seduta mattutina per il Teramo, che ha la testa rivolta al match di domenica pomeriggio, ore 15 contro il Monopoli, sarà l'opportunità di vendicare sportivamente il cappotto dello scorso campionato, quando i pugliesi vinsero entrambe le partite senza mai incassare gol, e la gara di ritorno di un anno fa costò peraltro la panchina all'allenatore Bruno Tedino. Il Diavolo ha intrapreso l'operazione riscatto nella partita d'andata, 0-2 senza storia, con le reti di Ilari e Costa Ferreira nel primo tempo. Teramo che si ritroverà contro come fresco ex Cristian Bonino, che in bianco-rosso non ha convinto, 0 gol in 11 presenze e la necessità di cambiare aria per trovare l'ambiente giusto dove sbloccarsi. A Monopoli Bonino è stato subito protagonista, prima in negativo fallendo un rigore con il Catanzaro, costato la vittoria ai pugliesi raggiunti nel finale, poi in positivo segnando due reti consecutive nella vittoria sulla Juve Stabia e nella sconfitta di Catania. Teramo che domenica sarà privo di Domenico Mungo per la distorsione al ginocchio destro rimediata a Foggia e che lo porterà allo stop per un po' di tempo. Ilari e Viero sono i candidati alla sua sostituzione nel 4-3-3 sdoganato da alcune partite dal tecnico Paci. Diachite e Vitturini sono gli altri dubbi. Non è ancora chiaro se il giocatore Franco Magliano, escluso dai convocati nelle ultime due partite su scelta della società, potrà essere regolarmente a disposizione. Vitturini è reduce da un affaticamento muscolare e le sue condizioni saranno monitorate fino alla rifinitura di domani. In caso di assenza di entrambi, Paci potrebbe di nuovo sacrificare come terzino Costa Ferreira, che altrimenti farà parte del tridente con Pinzauti e Bombaggi, quest'ultimo peraltro appena entrato in diffida. Direzione di gara affidata a Luca Angelucci di Foligno, che ha incontrato il Teramo una volta sola, vittoria sulla Casertana 4-3 nell'ottobre 2019. Tre precedenti col Monopoli, due vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per i pugliesi. Nella rosa del Teramo già da giorni si allena il promettente centrocampista classe 2002, Luca Lombardi, arrivato in prestito dal Monza. Il giocatore parla dell'inserimento nel nuovo gruppo e dei suoi trascorsi alla Recanatese quando giocava più avanzato. Sì, diciamo che quando ero a Recanati giocavo più in una posizione più avanzata, più un trequartista. Invece quando sono stato acquistato dal Monza mi hanno spostato un po' più, mi hanno un po' arretrato, diciamo, più mezzala play, più un po' più regista, sì. Sono belle sensazioni, comunque, cioè, mi sto trovando molto bene, mi hanno accolto bene e spero di dare un buon contributo per questa squadra e mi aspetto che di crescere ancora. Perché tanto, cioè, sono ancora un ragazzo e qua ho trovato un gruppo che mi può aiutare ancora a crescere, come c'è anche il mister che ha giocato a alti livelli, mi può aiutare.